segreti al cesso. Scusa Giorgio, segreti al cesso, programmazione, volevo solo dare un suggerimento. Sì. Allora, prima di passare alla programmazione semestrale o iniziative varie, volevo solo esprimere così il mio punto di vista, poi ovviamente uno voterà del caso. Sarebbe opportuno che se qualcuno conosce sempre all'interno dei comuni consiglieri o qualcosa, per poter la possibilità di accedere direttamente, non è possibile, cercare di seguire gli argomenti particolarmente delicati dal punto di vista economico, come esempio la prossima trasformazione che le ex municipalizzate passeranno, però definite nuove società, e dove gestiranno tutto il discorso economico, per quanto riguarda un esempio come l'AMCA, la NET, eccetera, eccetera, dove verrà deciso il potere che ha il comune su queste società, i limiti che avrà il comune, se queste società prenderanno completamente il potere o meno. Se è possibile che, ad esempio, l'AMCA investa in Croazia i soldi del comune di Udine invece di venire le bollette, e tutte cose di questo genere, cioè argomenti a 6-0. Quindi, se nell'ambito del comune di Tavagnacco, o Coppola quando il comune di Udine, o quant'altro, qualcuno conosce qualcosa che tratta argomenti a 6-0, forse ha una ricaduta maggiore seguire questi argomenti e, tra virgolette, renderli pubblici, in quanto qua si tocca le tasche dei cittadini. Nel mio piccolo, è quasi 2 anni che sto seguendo un argomento, lunedì c'è un altro appuntamento alle 16 con Ortis, va bene, che anche lì è a 6-0, da 2,5 a 7 milioni di euro, non concluderò un tubo, comunque ci provo. Quindi volevo dare questo suggerimento, a parte tutte le iniziative belle, fantastiche, però provare a vedere anche argomenti a 6-0 che potrebbero avere ricadute pesanti sulle tasche nostre, perché non è che noi siamo esenti da questo discorso qua. Ecco, quindi, come questo argomento qua, se qualcuno vuole seguire, interessarsi e sviluppare la cosa, ovviamente una cosa a testa, non 10, perché se non è possibile, però una cosa, a Tavagnacco una, a Codroi per lo stesso, qui a Udine uno che contatti Coppola e segua la stesura di questi documenti e l'indirizzo che il comune sta dando come direttiva per realizzare queste nuove società per adeguare le altre normative, penso che sia una cosa interessante, perché si tratta tutti argomenti a 6-0, che poi una volta decisi non si torna più indietro. Se c'è da fare una contestazione o un suggerimento al comune o un consigliere per dire attenzione, sta facendo qualcosa di poco trasparente, per non dire poco pulito, è opportuno che si faccia adesso e non dopo. Chiusa la parentesi, ecco un'ultima cosa, tornando prima, per quanto riguarda la carta prepagata, io tutti i soldi che ci sono una volta aperta li metto lì dentro, così per informazione, senza lasciare niente fuori, saranno tutti lì dentro. Chiuso, fine. Apro io un'altra parentesi, mi dà fastidio il fumo. Scusate, ma... Va bene. Mi dà fastidio. Ah, adesso possiamo. Ecco, Giorgio Coppola, se qualcuno lo conosce, per riuscire a entrare e avere informazioni sull'argomento di queste nuove società politiche, eccetera, e che gli sta, cerca di tacchinare. Vediamo se ci vuole ancora meno. Io provo ancora sì, con l'argomento, provo anche con Ortis di aprire anche l'altro argomento, però insomma, se ci fosse uno che seguisse anche bene questo discorso, anche perché viene documentarsi, non sarebbe una cosa cattiva. Okay. Siamo in pochi. Ma infatti, cioè, essendo pochi, una delle priorità, forse le priorità sinceri, donne, una donna che è entrata dentro sono 5 uomini. Quindi se entriamo dentro 5 donne sono 25. Beh, per la proporzione che c'è adesso anche di più, eh. Bravo, questo è interessante. Se andiamo a vedere gli iscritti adesso che si può fare questo argomento, andiamo a vedere quanta gente si iscrive e che persone si iscrivono. Nella fanpage più donne che uomini. Nella fanpage, negli iscritti al Meetup, non solo a Facebook, dei nomi riconoscibili, quelli che mettono un nome di battesimo o un nome riconoscibile. Tu sei informato. C'è molta parità tra gli stessi. Poi tra quelli che vengono a partecipare invece c'è una gran maggioranza di uomini. Quindi non so, voglio dire, un bacino di interesse paritario c'è. Anche di interesse più che top su Facebook, i primi. Partecipano una volta, poi conoscono Ivan e non vengono. Sì, esatto. No, vorrei ripetere quel porco di Ivan.
Poi entrano direttamente nel mio harem e non vengono più lì, eh. Gli faccio io il riassunto alla sera dopo riunione. Programmazione semestrale. Programmazione semestrale. Ci sono cose che secondo voi nel prossimo semestre dovremmo fare al di là delle conferenze? Allora, innanzitutto c'è l'8 marzo che è la prima. 8 marzo è la prima cosa che buttiamo fuori. E Udine senza plastica? Fine marzo lo dovevamo. Fine marzo o? Una parentesi, scusate, Udine senza plastica. Io ho mandato una mail a Francesco, sì, libera, per Bottega del Mondo, per proporre a lui di portare il prodotto. Ottimo. Mi sta facendo mille domande, ancora non ho capito se vuole o non vuole fare questa cosa. Eventualmente abbiamo un'altra. Allora, l'eco shop, allora aspetta un attimo, l'eco shop sono stato io prima passando e c'è un cartello fuori, ci scusiamo, apriremo al più presto, ma devono avere qualche casino, e hanno detto tipo andate al negozio accanto a prendere le ricariche per le bombolette dell'acqua. Sì, quelle bombole, quelle di gas per frizzare l'acqua. Lo scorso anno che sono stati tutta la giornata, grazie a quella giornata ho avuto un incremento di vendite pazzesca. Sono durati un anno. Sì, sì, ma vabbè, la verità. Sì, sì. Pensavo che andasse la manetta. Sì, ragazzi, un attimo. Non che fosse dovuto. Sì, sì. Ragazzi, un attimo d'attenzione. Per Udine senza plastica io preferivo chiamare qualcun altro per dire che non c'è solo una persona, ma girare a Francesco, digli semplicemente tu porti i tuoi tre bidoni, lo scopo della giornata magari buttiamo fuori un articolo sul Gazzettino o qualcosa del genere, che la gente che viene lì con il barattolo, cioè con la cosa di plastica, ce l'ha gratis. Se uno viene lì e vuole prendersi la bottiglietta, magari prendiamo un 50 bottigliette, però dici no, te la paghi 2 euro. Perché 2 euro è il costo, sì, che... Sì, no, il problema è che Francesco immagino che non abbia ben chiaro lo scopo, non si senta coinvolto, ma non perché non sbaglia, perché magari Francesco è un po' morigerato. Ha questo... Ha qualche dubbio nei nostri confronti, immagino. Non lo so. Ha un'utilità questa cosa? Cioè, mi ha fatto l'anno scorso una figata. Ti viene un sacco di gente a prendere detersivo a gratis. Sì, no, è stata bella. Diciamo che la gente poi andiamo avanti. No, ma comunque, a Francesco, digli che a fronte di una zero perdita economica, perché danno via. C'è un ritorno d'immagine immenso. Secondo il mio punto di vista si potrebbe anche coinvolgere tipo il Città Fiera nel supermercato, ha messo il distributore alla spina, sì. Però chiaramente a fare gli interessi di un grosso gruppo, secondo me. No, ricordiamoci che non è chi fa una cosa, ma cosa viene fatto. Cioè, se lo fa Berlusconi di mettere un distributore alla spina, a me va bene il distributore alla spina. Cioè, ragazzi, non andiamo a fare delle presunzioni. Allora c'è il supermercato Spac che vende questi prodotti alla spina, che è in gamma di Leonardo da Vinci. Scegliamolo. Cioè, scusa, sì, anch'io sinceramente, Giorgio, preferisco la piccola, sì, distribuzione. Ma sì, ovvio, però no, attenzione. Dobbiamo sempre distinguere una cosa, non avere pregiudizi nelle persone, no, cioè l'importante è la cosa finale. Non avere pregiudizi su Berlusconi, scusami, No, non puoi. Vabbè, perché non la fa la figata, è tutto lì. Lì non ti crea l'RM. Cioè, l'obiettivo è che non venga prodotta plastica, l'obiettivo è che la gente capisca che il distributore a spina è una cosa semplice, economica e valida. Cioè, mi interessa poco chi lo fa, mi interessa che la gente impari a farlo. Allora, cioè, se vado alla fiera mi va benissimo, allora, basta che vado a parlare con la prima cosa della fiera. Aspetta, vai, spacca! Sono in sospeso con Francesco, mi faccio dire sì o no?
Una settimana di tempo? No, 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 due. Entro, no, entro, salvo, non farlo, faccia, se no no. La data per coso? È il 27 o 28 sabato. Ma perché c'è una cosa nazionale? Cosa? No, abbiamo fatto un anno dall'Udine Scolastica 1, quindi abbiamo fatto l'anno esatto. Possiamo anche fare aprire che è un po' più... È il 26 marzo. Sì, ma come facciamo dopo un anno? Un mese ce la facciamo? Ah, un longa ce la facciamo. Ok, però mettiamo già in calendario, io stasera già metto in calendario. Marzo, sì. Quella dell'8 marzo la tengo un attimino in sospeso perché do tempo a te di consentire. Quindi, in tal caso... Tu mi aiuti, è come amministratore, cioè, tu vai lì e lavori, cioè mandi gli inviti, scrivi delle cose. Con l'account di Arista. Ah no, lei ce l'ha un po' proprio. Sì, no. Allora, innanzitutto lo posso fare sulla fanpage anche? Sì, sì, sì. Ovvio, fai quello che vuoi, fai spacca pure le passe. Allora, mentre la data per Sudine senza... Già la data voglio. Abbiamo già. Chi ha un calendario? 26 marzo, l'ultimo sabato è stato. Ok, 26 marzo, Udine senza plastica. 17 marzo si fa qualcosa? Sì, Torino. Come? Torino 17 marzo. Sì. Perché Torino? Un attimo, scusate. Allora, tu senti Francesco, nel caso lui entro la prossima settimana non ti risponda, diciamo senti ragazzo. No, diciamo che ci rivolgiamo, ci rivolgiamo a qualcun altro, proviamo a sentire se qualcuno conosce Piccola Distribuzione che ha distributo meglio, se no Gianmarco cioè, secondo me sarebbe meglio trovare un'altra alternativa, sì. Però se no c'è anche quella. Ma sì, ma ripeto, no, ripeto, non dobbiamo stare così. L'obiettivo è che la gente consumi più. Se la fiera vanno in 1000 persone, la prossima volta andranno in 3000, sì, Giorgio, viva la fiera, ma cazzo! È comunque puntare su tutti, vogliamo anche vogliamo trovare una collaborazione con, cioè, perché vedi potrebbe essere anche quello di farla al fiera, trovare la collaborazione col fiera e dici noi ti facciamo pubblicità al discorso della distribuzione di prodotto alla spina, ci mettiamo fuori dal fiera. No, lì è un casino perché è proprietà di Bardelli. No, ma dove parlare con Bardelli, il fiera di chi è? Però quella roba lì diventerebbe trovare una posizione, una collocazione fuori dal fiera, hai una visibilità spaventosa, spaventosa. Molto meglio, guarda, uno alla volta. Io sarei contrario, però è posso dire una cosa. Allora, Bardelli non ci ha mai dato niente. Avevamo chiesto per volantini cose per da tempo fa, ovviamente non si è mai sbottonato sul fiera e neanche dalla galleria. Bardelli ci ha dato la possibilità di scrivere sul polis, però ragazzi, però ci diede la possibilità di scrivere sul polis, quindi se gli facciamo pubblicità, sì, c'è sta varietà. Ma lì è pubblicità lì per non è. È vero che lì per non è sempre infatti che Bardelli non ci ha mai trattato male all'inizio, che non ci conoscevano i suoi, dopo Bardelli non si è comportato male con me, anzi. Cioè provare a chiedere, chiediamo a 360 gradi ragazzi. Ok, quindi a se viene in mente, non so se volete aprire o se aprirò Fabrizio, su meetup, tu non conosci nessuno, se qualcuno ah, detersivo per i piatti, detersivo per la lavastoviglie, ma per la lavatrice, quello in via ma guarda, per me bastano anche due, cioè non è che serva tanta roba. Ovvio, se arriva uno con quattro prodotti. Aristide tu conosci, in tal caso lo contatti tu. Allora, vediamo a 360. Aspetta, ma noi parte ce l'ha anche la spina, no? No, almeno io un po' per non e apro una discussione su questa cosa qui. E tutti dicono io ho sentito questo, io sento il tempo di chiedere a Francesco se sì, se no. Certo. Sì, no. Lo apri. Però se lui mi dice sì, adesso è sotto il problema. Sì, no, io l'apro a prescindere perché ci sono altri aspetti organizzativi, chiede al suolo pubblico. Si può anche decidere di chiamare due o tre persone, cioè non chiamare solo una collega, anche così non facciamo un gazebo, ne facciamo 3-4, sarebbe bellissimo. Anche perché uno sa. Cioè, se l'anno scorso mi ha fatto un gazebo solo, quest'anno ne facciamo 3, sarebbe molto bello. Soprattutto se chiami fiera, soldi forse ne arrivano per fare il gazebo. Sì, magari abbiamo più visibilità per un'altra cosa, se si fa pubblicità più cose contemporaneamente non è, cioè se si fa pubblicità a un'azienda sola, ok, noi pubblicizziamo l'idea dell'azienda, ma alla fine si fa un favore all'azienda, certo, mentre si fa favore a tre aziende competitive, in realtà non si facendo favore a nessuna delle tre,
Giorgio, Giorgio, posso farti, sai se qualcuno sa se la coppa ha prodotto la spina? La coppa ha prodotto la spina. Chi sa come si chiama la ragazza della coppa? Monica. No, non si chiama Monica. Le misure poi? Guarda che dopo sì, le mandate con le mie fregate. Non lo sa anche lei che carina. Boh. Vabbè, 17 marzo. So. Io vado 17 marzo è nazionale, lasciamo. Sì. Oh, sì, 17 marzo siamo lì a Torino, chi? No, due argomenti che mi stanno abbastanza a cuore per quest'estate, che andremo avanti con i tempi. Beh, uno sono le lezioni che controllare perché avremo per cui l'aiuto, magari infiliamo dentro, sì, appunto, che già stiamo avendo l'aiuto di Udine. E poi Sunsplash, io ci tengo, se c'è. Non c'è niente. Ma è Filippo? No, no, allora fanno una proiezione i primi di marzo sul. Hanno fatto Exodus. Ma non possiamo entrarci film. Dentro, andare no. Con loro. Non faranno niente? Punto di domanda perché? Perché no, lo fanno a Benicassi. Per? Ma qui a Udine. Sunsplash fanno a Benicassi. Sì, no, ma come è stata niente. Fatta l'anno scorso con Travali? Non viene fatto, secondo voi, per? No, non viene fatto perché è stato confermato, c'è cioè, il processo di Filippo. Ah, e tra l'altro gli hanno contestato perché ci sono state delle riprese del forum PDL in cui c'era un sacco di gente, secondo me doppiata, li intervistavano e dicevano tu fai matto cannone e c'era gente che diceva sì, quindi secondo me la doppiata non lo scherzo, non ci credo, no, potrebbe, cioè, no, hanno fatto, hanno fatto tipo le varie registrazioni e è venuto fuori che il 95%, io ho fatto il festival ed eravamo in mia compagnia, 10 persone, nessuno ha toccato una canna. Però io c'ero, non ho visto girare. No, neanche mezza canna. Cioè non ho sentito. Io ne ho visto una così, ma a parte quella. Ma sarà solo quella che c'era. Non so, comunque sto contestato, quindi quest'anno la questura. Sì, boh, ma la solita storia del. Sì, però ormai Sunspace ce l'ho. No, ecco, non lo sapevo. Scordiamo. Infatti non verrà fatto più il 2 luglio il Rotten Tom Free. Non verrà più fatto il frico. E dopo il 26 marzo, allora, il 17 marzo ognuno va nel. Il 17 marzo secondo me tiene una data come comunque potremmo organizzare qualcosa, come avvio si ricomincia. Lo organizzeremo. Da lì in poi teniamoci a disposizione per l'Ecodroico. Quindi voi a Ecodroico vi serve aprile o maggio? Ah, tutte e due. No, il concetto è che abbiamo investito, abbiamo votato, abbiamo deciso di supportarli, No, era giusto per sapere, mi serve di più aprile o maggio, perché altrimenti noi diciamo aprile e maggio ci teniamo leggeri con qualsiasi cosa e veniamo invece fare il banchetto a Udine, chi può va a fare tutto. Secondo me aprile e maggio lasciano i vuoti a Udine. Servono tutti e due perché basta mettersi d'accordo. Aprile e maggio. Farlo bene, se no si fa figura. Sì. Giorgio! Adesso dovremmo stargli un po' più tardi. Ah, finito la per le orecchie. Perfetto, già adesso dovremmo stargli un po' più vicino a loro. Sì, ognuno tenta di fare qualcosa. Sì, ad esempio ho visto nel programma, non ha messo il bilancio partecipativo, io domani sera non so se riesco ad andare. Vedi come mai non l'avete messo? Sì. Cosa? Il programma stanno della lavorando. Serata. Ah no, se stanno scrivendo sul programma. Stanno lavorando il programma da proporre in comune. Il bilancio partecipativo non c'è. Lo stanno abbozzando. Ma guarda sul bilancio partecipativo ci sono non uno ma bensì due filmati. Che ognuno comodamente da casa sua può guardare su YouTube, di cui nella seconda ripresa di Tavagnacco ci sono anche le contestazioni di alcuni punti che magari possono essere riproposti e sarebbe interessante vedere quelle contestazioni e magari avere anche una risposta o almeno un pensiero di risposta. Quindi innanzitutto magari nell'immediato digli ragazzi ce l'avete lì su YouTube, basta un attimino andare senza muovere il povero gatto su e giù per il no, ma la conferenza l'abbiamo il 22 noi e no quando se l'abbiamo quindi super, e quindi sì, abbiamo la conferenza su sì, da Rabat,
Darabadà aveva una conferenza su Grazia Presidente. Il 15 marzo? Sì, e loro già me l'hanno messa nel... Cioè... Ah no, pensavo che era da organizzare. No, no, scusa, già tutto fatto. Ho capito male. Fatto, cioè, e c'è caso, lui. Sì, c'è lui. La prima cosa che mi metti nel programma, mi metti. Ieri sera, scusa, com'è andata la conferenza? Benissimo, benissimo. C'era un sacco di gente, discussioni, poi alla fine c'erano addirittura queste della società, dell'insieme elettore, del, sì, dell'impianto biomassa, tutti dietro di me, il sindaco, il rappresentante della Lega, il rappresentante delle varie liste civiche. Cosa, cosa è? Una settantina, se il minimo. No, 22, è stato spostato al 22. Ecco, 22. Il succo cosa è uscito dalla serata? È il succo uscito un risveglio della popolazione su questo impianto biomassa, che ma, ha capito un po' che cos'è, insomma, ma sono più a favore, più a contro, più no, tante no, critiche. Aspetta, come avete sentito Mazzi, penso. Ah, allora ho capito perché erano contrari. Ma poi è stata la prefazione di un assessore, e... di un consigliere comunale di Sedegnano, del comune, Molaro. Precisissimo, foto aeree, foto di dove dovrebbe venire il comignolo, da dove portano il legname, i costi dell'impianto, la SRL da 10.000 sì. euro, con due soci che non hanno mai fatto una cosa. Magari società in Lussemburgo. La realtà nella quale sono stati approvati tutti i disegni per gli ultimi giorni manca il terreno, da quello che ho capito hanno provato tutto, ma manca il terreno. Già arato, vicino alla Mangiarotti, la Mangiarotti è quello che costruisce... Prefabbricato. No, quello è la tesi, il Mangiarotti adesso si sta specializzando sugli impianti nucleari. Pannelli, pezzi per... Bene, mi sa che Codroico è strategica per una bella centralina, sai? No, si parla di Monfalcone da tempo. No, una cosa che ci tengo, i consigli comunali dobbiamo tornarci. Comunque ieri era una cosa positiva, c'era la telecamera, è apparso il video su Facebook, adesso cercherò di portarlo, però magari anche stasera con Enzo, di metterlo subito sul meetup nostro, quello della conferenza appunto di ieri sera, perché adesso abbiamo già qualcuno con la telecamera, per cui ci finiremo nei consigli comunali. Chi è assistente? Allora ok, e Laura. Adesso mi dite che non c'è più Laura. Io momentaneamente assente. Allora io entro e lo faccio regolarmente. Secondo me sì. Si è stato organizzato da me. No, ma è lui che sta facendo tutto. Solo lo so. Gigi che in crisi per colore non può scrivere, e poi è perfetto. Ma io gli ho già detto. Discussione, magari non puoi fare anche tu assistente organizzatore dell'evento. No, perché sono assistente. E non puoi fare organizzatore dell'evento. Non è il. Non sei tu che lo devi fare. No, lo puoi fare anche tu, perché con. Sì, io ma sì. Io no, lo devi fare. Dai. Va bene. Sì, sì, ma io lo faccio da solo. Perché gli serve avere un po' di autonomia, fare il calendario. L'unica cosa che è arrivata la mail che è stata portata il sondaggio sugli slogan. Quindi se vuoi andare a votare. Va bene, bisogna eliminare la gente che non c'entra con il Codroico. A parte me, perché io devo rimanere organizer, perché essendo partorito dal nostro meetup, perché voi l'abbiate gratuito, dovevo esserci organizer, ma è una questione che purtroppo è una questione che noi possiamo partorire un altro. Solo formale, ok. Solo formale. Però bisogna mettere dentro la gente che sta lavorando alle liste civiche del Codroico. Cioè, cioè tutta la gente di Codroico deve essere assistente. Allora, Christian non ha la connessione, gli avevo già detto. Allora, Anthony non so che questione mi aveva posto all'inizio, e allora ogni volta lui mi dice, perché Christian e sua Giorgia, dall'ufficio non hanno la possibilità di collegarsi alle scorse, a morire, collegarsi, perché sono netti, precisi, da casa a Passariano non hanno la connessione internet, Passariano non l'hanno scoperto, cioè hanno la DSL. L'avete messa nel vostro programma elettorale? Sì, sì. Va bene. Cioè, la sede della Free Life, lei del turismo, Friuli Venezia.
Venezia Giulia, Passariano e Villamanini, i funzionari hanno la DSL, il libro per loro, ma i cittadini di Passariano non hanno la possibilità di accedere al libro. Ragazzi, scusatemi, prima di che andiamo, adesso chiudiamo a breve, e mettiamo un obolo per il meetup. Io oggi non ho soldi, non ho soldi, ma non ho neanche un euro. Qua allora, presenta un paio di giorni. Quanti siamo innanzitutto? 13. Anzi, quanti vogliono contribuire? Tutti vogliono contribuire, vero? Ci fa la testa, dai! Devi mettere il numero perché si è creato il quanto bisogna mettere? 5 euro a testa per rinnovare per 6 mesi in Italia. Sì. Grazie Fabrizio, metti 10, gentile. Io ho 4, sono l'unico. No, adesso glielo dico. Ok, anche Paolo. Posto? Aldi? Voi vuoi sapere? Vuoi avere scalare il passo un assegno. A voi. Resto? No, dai, Ivan, 4 quote. 2 quote. Qui? Dai, io. Giorno io che una quota, 2 euro. Dai, 5 euro. No, 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 no. Contribuisci anche il Cudroid. Allora dovrei dare 10. No, dai 5, dai 5, dai 5. Mancano ancora 10 euro. Sì. Ma io ho 5. Attenzione. Poi il 5 di giorno. Io dovrei avere 40. Li puoi scalare da quelli. Allora, una cosa per volta. Le monete scaliamo però una. Io mando 5 euro e li porto. Allora qua sono 20, 30. 40, 55, mancano 10, sono 5 Giorgio e 5 Maurizio. Bene, allora questi ci sono tutti. Allora, io dovrei avere 40 di sempre resto. L'autorizzazione di Giorgio. Il 40, se vuoi mettere la normale, dovrei avere 40 di resto. Tutti abbiamo messo quello, è giusto che mettiamo quello. No, togliere. Ah sì, perfetto. No, metti il voto o tu nella richiesta di due. Quando porto il comune la richiesta devo andare già con due bolli. Però dipende, perché alcuni comuni lo fanno, con le nuove non c'è bisogno. Ok, rinnovato. Questo obolo. Poi pensiamo ad altre cose. Una cosa, perché non si è ricordata Follisi per il teleriscaldamento, che anche lì sono una barca di milioni. Che è tornato fuori. Che è tornato e per seguire anche lì, perché adesso se Follisi segue il teleriscaldamento, forse lui segue il discorso per le nuove società, ne parliamo, forse segue lui il discorso nei comuni di queste nuove direttive. E almeno si seguono argomenti in una certa... Sì, sì, volentieri, chiamiamo Follisi, perché tanto Follisi sta tenendo sempre, fa Field Newspaper, ancora, eccolo lì, per appunto. Ma ci può dare uno spazio lì? Volendo sì. Risentiamo Michele. No, no, grazie. Risentiamo Michele, magari anche fare articoli un po' più... laboriosi, diciamo. Ora lì potremmo chiedere se ci dà lo spazio mensile. Penso che ce lo dia. L'articolo, ci abbiamo Udine senza plastica, già un articolo la prossima volta. Conosciamo Maria Stella Cescuti, corrispondente del Messaggero Veneto. Forse cosa? Si chiama Codroid 25 di Grillo. Adesso l'articolo sul giornale. Ah sì? Quello l'altro ieri. Comitato Rottigli, comitato 1407 e Codroipo 5 di Grillo. Qual è un signore la sua Fluminense che ha aperto un meetup 5 stelle? Che è quello della stella che ce l'ha da 3-4 anni quello, eh?
Sono due scritti, quindi non preoccupiamoci molto. Una roba. Bene, ah sì, per quelli che vanno è stato aperto il sondaggio sul forum regionale per la votazione degli slogan. Dietro e chiude domani mattina alle 10. Perché i tempi sono stretti, quindi o stasera o domani mattina andate. Chiudiamo le linee qua? No, altri eventi da qui all'estate. Magari li pensiamo, li postiamo, ne parliamo. Intanto magari... 26 marzo la cosa. Aprile maggio diamo una mano a loro. C'è e giugno due sì per l'acqua. Cosa? C'è anche il due sì per l'acqua. E quando è? Metà più avanti. Sì. E comunque dopo da giugno iniziano le conferenze, quindi saremo morti. Okay. Bene, 3, 2, 1, chiusa conferenza, click! Okay.